Joining me now on CPHI TV is Massimiliano Max from Linea Natural Farmer Solutions. Max, thank you for joining us. Tell me a bit about Linea. Hi, David. Nice to see you. Linea is a Swiss company established already 35 years ago, working always in the pharma area, especially in the extraction and purification of the APIs from herbal origin, okay, of herbal origin. In the last 4 years, we started to work also in a new area, the area of cannabis and hemp, mm-hmm. that became quite popular recently. We have seen during this show that there are many companies pumping up on this product. We started our, let's say, our history on cannabis, as I say, 4 years ago here in Madrid. It was the first time we presented something on that. And from that time, many things changed, in fact, because we entered into a partnership with Crystal Hemp. So now cannabis products are, let's say, under the responsibility of Linea and Crystal Hemp. Sure. And also from an environmental point of view, changed a lot, because the perception of this product, the perception of the extracts and the derivative products from cannabis changed a lot. Also thanks to what happened recently at the WHO, where the committee on drug dependence, expert committee on drug dependence has been held in June, and they issued a document, a critical review on cannabis, or better, on cannabidiol. They changed completely the idea of cannabis, okay? On the other side, in these 4 years, we saw a lot of clinicians moving towards this new opportunity of treatment, and many of them started to work with cannabis, with therapeutic cannabis. Yeah, I think it's important to underline the fact that we are just focusing on therapeutic cannabis. Okay, sure. Not a recreational one. So. Of course. And it's certainly been a trend that we've been following on CPHI TV over the last 3, 4, 5 years or so as well. Just talk to me, for the viewers' sake, about the applications of therapeutic cannabis. The applications are various, really. I think the best way to understand the opportunity or the potential of this product is maybe to talk with some expert, like some clinician. We have some guests here at our stand that also held a symposium a couple of days ago. Max, who are the guests that you've brought with you here today? We have a couple of guests. One is a clinician, is a Dr. Marco Bertolotto, that works at Santa Corona Hospital in Albenga, in the very nice area of Liguria in Italy. He's an expert in the use of therapeutic cannabis for the management of many diseases. So I think it would be good to have his point of view, his opinion about the opportunities related to cannabis use in the future. On the other side, we have Giorgio Faggiana. He's a biologist working at Stabilimento Chimico Farmaceutico Firenze. That is the only site in Italy authorized to produce therapeutic cannabis, authorized by the authorities, let's say, by Italian health authorities. So I think we can go and ask them what has changed in the environment from the WHO point of view, and Giorgio Faggiano also took part to this event, to the expert committee on drug dependence, and maybe Marco to allow us to understand something more about the potential of cannabis, therapeutic cannabis in the future. Now, Max, I do have a smattering of Italian, but your Italian is so much better than mine, so I'd be very grateful if you could take the microphone and have a chat with your guests, Giorgio and Marco, for me. Okay, Davide, I think your Italian is better than my English, but I will try to do my best. I will try to do my best. So, ciao Giorgio, buongiorno. Buongiorno a voi. Come dicevo prima, Giorgio Faggiana è biologo presso lo stabilimento chimico-farmaceutico di Firenze. Ha partecipato in qualche modo anche all'expert committee sulla drug dependence che si è tenuto a Ginevra a giugno. E vorrei chiederti un parere su quello che è stato la pubblicazione della Critical Review Report sul cannabidiolo e come questo ha cambiato un po' la percezione del prodotto a livello generale, mondiale. E sì, mondiale, quindi come sta avvicinando un po' anche il mondo clinico a questo tipo di prodotti. Volentieri. Buongiorno a tutti. Sì, quest'anno infatti è stata la possiamo definire una pietra miliare nella storia della cannabis per due motivi principalmente. Il primo perché è stata per la prima volta valutata il cannabidiolo come principio attivo
e la seconda perché è stata revisionata la cannabis, gli estratti, le tinture, il THC e i suoi isomeri per la prima volta dopo 40 anni, dopo la pubblicazione della Single Convention Narcotic Drug del 1961. In particolare la critica review inerente al cannabidiolo ha suggerito che dal punto di vista chimico è un cannabinoide presente nella cannabis a 21 atomi di carbono, viene definito un composto terpenofenolico, ma soprattutto dal punto di vista tossicologico è stato evidenziato che non ci sono problemi attualmente di salute pubblica inerente all'utilizzo del cannabidiolo, non ha effetti tossici importanti e anche i suoi effetti collaterali sono ben tollerati dai pazienti. Inoltre dal punto di vista terapeutico ci sono state forti evidenze nel trattamento dell'epilessia, di una rara forma di epilessia infantile. Ma forse ancora più interessante sono state evidenziate le altre evidenze scientifiche che possono portare a nuove applicazioni di tipo medico. E quindi una delle conclusioni più interessanti appunto della critica review è stato evidenziato che non c'è al momento ragione di porre il cannabidiolo sotto il controllo internazionale delle sostanze narcotiche perché appunto non presenta tali caratteristiche come le altre sostanze presenti nella Single Convention e quindi adesso dobbiamo aspettare l'anno prossimo e aspettare il parere finale della Commissione delle Nazioni Unite. Ti faccio un'altra domanda, visto che fino ad oggi buona parte dell'utilizzo è stato quello delle infiorescenze, no? Però la percezione è che si vada sempre di più invece verso, noi almeno noi stiamo lavorando in questa direzione, quindi mi piacerebbe avere una conferma anche da parte tua, cioè la standardizzazione dei prodotti sembra poter essere un po' il futuro, quantomeno un cambiamento importante, anche per dare qualcosa di più concreto ai clinici, qualcosa di più definito ai clinici, non so se è uscito qualcosa del genere anche durante la discussione. La purificazione infatti dei cannabinoidi porta a questo vantaggio appunto in quanto permette di standardizzare al massimo l'estrazione, la purificazione e quindi alla fine il prodotto finito, consente quindi anche ai medici di riuscire a identificare dei dosaggi corretti e anche per le aziende riescono quindi a fare dei prodotti che riescono ad assicurare sempre il medesimo dosaggio e contenuto di principi attivi. Quindi standardizzazione e qualità, diciamo che sono due aspetti importanti. Assolutamente. Grazie, intanto grazie. Ringrazio voi e ci vediamo l'anno prossimo alla prossima. Con qualche novità. Detto questo, vi sarebbe anche introdurre appunto il dottor Marco Bertolotto, che come dicevo prima opera all'ospedale Santa Corona di Albenga. Il dottor Marco Bertolotto è uno dei massimi esperti nell'utilizzo di cannabis terapeutica in Italia e vorrei chiedere a lui quali sono le opportunità che la cannabis terapeutica può dare ai clinici oggi e in futuro. E mi permetterò di chiedere anche, buongiorno Marco intanto. Buongiorno a voi. Vorrei chiedere anche se quello che discutevamo con Giorgio sull'importanza della standardizzazione in qualche modo è un'esigenza che voi stessi clinici avete percepito. Sì, sicuramente tra le cose che io ho imparato nel trattare i pazienti utilizzando la cannabis per uso terapeutica è l'esigenza di avere dei prodotti standard. Questo nasce dal fatto che già gli esseri umani non sono standard, ciascuno di noi è diverso dagli altri per genetica, per epigenetica, per abitudini, per ambienti in cui si vive. Per cui abbiamo bisogno di togliere più variabili che si può e quindi abbiamo bisogno di prodotti standard. Questo è l'elemento essenziale. L'ideale sarebbe avere un prodotto che riporta il maggior numero di componenti possibili che sono nella cannabis in modo standard, in modo tale che noi poi possiamo adeguare questa terapia al nostro paziente. Se è vero che oggi la cannabis è già il presente, la standardizzazione ci apre le porte al futuro, a un futuro dove più persone potranno accedere alla cannabis, ovviamente in modo preparato, in modo scientifico, perché di questo è quello di cui abbiamo bisogno e questo è l'aiuto che noi chiediamo alle aziende farmaceutiche. Ma mi permetto di chiedere anche quali sono le opportunità terapeutiche che secondo te possiamo darci del tu, ci diamo ci del conosciamo. Secondo te la cannabis, in particolar modo la cannabis standardizzata, possono avere? Sì, intanto io la mia esperienza oggi si avvale di 1632 casi clinici che ho trattato, quindi insomma, che sto trattando, e sempre più sono in aumento. Abbiamo tre grandi capitoli dove noi possiamo utilizzare la cannabis. Il capitolo del dolore cronico,
il capitolo delle malattie neurodegenerative e il capitolo dei tumori. Il dolore cronico inteso sia il dolore di origine infiammatoria che il dolore di origine neuropatica. Le malattie neurodegenerative, quindi pensiamo all'Alzheimer disease, al Parkinson, alle tutti i tipi di epilessie, cioè laddove c'è una neuroinfiammazione, si sviluppa un danno neuronale, quindi un danno sul cervello, lì la cannabis ci può essere di grande aiuto. E poi sul tumore ci sono due linee di ricerca, uno che riguarda i disturbi dovuti alla terapia antitumorale, chemioterapia, radioterapia, e l'altro proprio la ricerca sulle capacità antitumorali della cannabis, che è in grado di indurre l'apoptosi, di bloccare la proliferazione del tumore e così via. Quindi sono questi i tre grandi capitoli che noi abbiamo. Quindi milioni, milioni, milioni di persone potranno nel futuro migliorare le proprie condizioni di vita grazie alla cannabis, ai cannabinoidi, ai prodotti che voi, spero, ci darete presto. Beh, è una sfida interessante, direi, sì. Comunque. Quindi opportunità da un lato, ma anche una grande sfida dall'altro. Opportunità e cambio, perché noi, come dicono gli inglesi, there is no challenge without change. Quindi è una grande sfida, ma un grande cambiamento. Grazie mille, Marco. So, Max, tell me about the products that Linea produces. Yes, as we heard before, especially from Marco Bertolotto, we understood the need from a clinical point of view to have standardized product. Up to date, many clinicians use the flowers of cannabis to treat patients, but flowers are not standardized in some way, and so the treatment is not always fixed in some, okay? So what we did and what we started to do 4 years ago, starting from the flowers, in fact, we started to produce extracts and standardize extracts. Recently, we were able to define a portfolio of product, basically focused on CBD, that is the non-psychotropic part of cannabis. So we have dry extracts, we have oil extracts, standardized, and we in GMP quality, since we have a GMP certification by our authority, by Swissmedic, and also the purified ingredient, the CBD, the pure CBD. In the future, the next future, and we already started to work on that, we also going to produce and standardize product based on THC raw material. This will be a new answer to the question, to request coming from the clinical part, because CBD can treat some diseases but cannot treat others. And we heard also from Marco the potential is quite high, so we have to be able to answer to all the questions coming from the field. Of course, you have some products here on display here. Just chat me through very quickly what these products represent. We have the raw material from which we start. From what we start, yeah, these are the flowers of cannabis. And then we have, we have a concentrated soft extract that then we transform into water-soluble extract, cannabis dry extract, oil extracts, or pure compounds, so the pure CBD. What is interesting that we already started to sell this product around the world. In some countries we already registered product as a pharma. Especially in Uruguay we have a product named Epifractant. It's already in the market since 1 year. So I think we started with the right step. There is a long way to run, still a long way to run, but we are very confident that it will be a potential positive future for us and for the pharmaceutical field in general. And before we go, let's just talk about what the future looks like for Linea and its partners and indeed the industry as a whole. What kind of growth? You know, we were talking earlier on about the growth of the market, the growth of interest over the last 4 or 5 years or so. Where do you see the next 4 or 5 years if you are prepared to project that far ahead? My feeling is that what is going on, what happened in the last 5 years is there was a strong growth of the interest on this product. A lot of players started to produce cannabis, but not in a, let's say, GMP way, not in a pharmaceutical way, okay? So there are a lot of products currently in the market that have, food supplement. They are considered food supplement. The future, as we heard, clinicians cannot work with the food supplement. They have to work with the pharmaceutical grade products. So my feeling is that step by step, we started this process 4 years ago, so we are already there. We are a pharmaceutical company. We are not a food supplement company. But step by step, the business and
the potential of this business will be focused on pharmaceutical more than food supplement. Max from Linnea, thank you very much indeed. Thank you, David. Thank you.